Per la verità è proprio il suo nome, no? È il nuovo software per il calcolo, appunto, per dare il responso degli studi di settore 2007. Gerico, città biblica, nel libro di Giosuè si racconta l'assedio e la distruzione di Gerico, mentre qui mi sembra che stiamo raccontando l'assedio e la distruzione dell'economia e del lavoro. È un altro tipo di assedio e di distruzione, mentre invece dovremmo essere in collegamento telefonico in questo momento con Gaio Croci, amministratore della Accomandita Tecnologie Speciali, una società per azioni che opera nel settore della promozione, distribuzione e installazione di sistemi e tecnologie ad alta qualità per l'utilizzo dell'energia solare, se non sbaglio. Buongiorno intanto, dottor Croci. Buongiorno. Dunque, lei ci racconterà, abbiamo appena sentito il caso di un piccolo imprenditore del settore metalmeccanico che in virtù degli studi di settore e delle altre disposizioni fiscali in pratica giunge a pagare più tasse di quelle che sono gli utili, quindi a corrodere quello che è il capitale. Quando dicono fate innovazione, fate ricerca, investite eccetera, c'è poco da investire se il tuo utile scompare, no? Il caso vostro è simile e anche potenziato, direi, perché non semplicemente scompare l'utile, ma si paga alla fine il 227% di tasse rispetto all'utile. Esatto. E stiamo parlando, se non ho capito male, di una società che non è tenuta agli studi di settore, no, giusto? No, questa è una società di capitali, quindi è una contabilità ordinaria. Ecco, ci racconta, lei ha riassunto in maniera molto chiara, anche per me che sono assolutamente profano di numeri e di fisco, la situazione vostra, no? Si dice in fondo, in definitiva, che una società in Italia paga il 33% di IRES, paga il 4,2% di IRAP, quindi in teoria paga il 37% di tasse sull'utile, giusto? Sì. Questo nella teoria. Uno dice, vabbè, insomma, non è poco, ma alla fine, insomma, di cosa vi lamentate? Pagate il 37% di tasse sull'utile, qualcuno può dire che sono tante, qualcuno può dire che sono poche, però il problema è che la realtà non è quella lì. Assolutamente no. Ecco, partendo per esempio dal caso specifico, io ho sott'occhio anche il documento che lei mi ha inviato. Nel 2006, lei racconta, la sua azienda, l'azienda che lei amministra, a un certo punto ha un utile prima delle tasse di 91.900 euro, nonostante alcune difficoltà legate anche a annunci, diciamo, governativi che non si sono tradotti in atto, perché voi operate nel settore appunto delle energie alternative, sì, esatto. E in particolare dell'energia solare, e comunque alle notizie e agli annunci del governo di agevolare questo settore non sono seguiti i fatti. Comunque, di riffe o di raffe, diciamo così, con termine un po' poco tecnico, arriviamo a un utile prima delle tasse nel 2006 di 91.900 euro, giusto? Esatto. E allora uno dice, vabbè, 33% di IRES, 4,2% di IRAP, ne pagate 34.000 su questo utile, come lei, diciamo, esatto, mette in luce. Dopodiché la realtà è invece diversa. Sì, perché? È completamente diversa, nel senso che a questo utile, secondo la legislazione fiscale italiana, vanno sommate le cosiddette riprese fiscali, cioè sono tutte quelle spese che non possono essere dedotte e che comunque sono una parte essenziale dell'attività aziendale. E che vanno calcolate tanto sull'IRES quanto sull'IRAP. Esatto, una parte vanno calcolate su tutte e due e poi altre soltanto sull'IRAP. Però questo significa che aumentando questo utile, che è quello vero, delle spese non deducibili, che sono poi spese per la conduttività dell'azienda, l'utile agli effetti IRES, l'imponibile agli effetti IRES, diventa 251.000 euro. Ecco, allora mi permetta di riassumere brevissimamente. Insomma, utile 2006 della sua azienda 91.900 euro, sì, quello reale. Esatto. Dopodiché, fatti i conti sull'IRES, imposta sul reddito delle società, sì, si arriva a un utile, diciamo, figurativo, immaginario, sì, di 194.000 euro su cui pagare le tasse, esatto, giusto? Esatto. L'imponibile fiscale, in definitiva, sale a 251.000 euro. Esatto. Su questi 251.000 euro, applicando l'IRES, si pagano 82.000 euro. Esatto. 82.000 euro contribuiscono già praticamente all'annullamento dell'utile da cui siamo partiti. Esatto. Ma perché, diciamo, dall'aliquota che uno dice è normale, normale, può essere alta, bassa, eccetera, ma il 33% arriviamo a una percentuale che è già il 90 calcolando solo l'IRES, sì, perché ci manca poi l'IRAP. Ma guardi, questo è una... Solo perché non è deducibile questo, non è deducibile quell'altro. Esatto. Cioè,
non sono deducibili, non è che partiamo dal presupposto, anche la sua, diciamo, anche la sua azienda non evade, non può evadere. No, noi purtroppo no, perché noi importiamo tutto e fatturiamo tutto, per cui la nostra lagnanza è proprio dovuta al fatto che non abbiamo alcuna salvezza, quindi non possiamo evadere. Anche volendo fare i furbi non potete. No, insomma. Anche volendo farle, e probabilmente lo faremo anche noi, come lo fanno tutti, se fosse possibile, anche volendo però non possiamo. Ecco, allora facciamo un discorso, perché da un utile di 91.900 euro, applicando solo l'IRES arriviamo a pagare 82.900 euro di tasse, che non è il 33, è parecchio di più, è il 90 e qualcosa. Perché le spese che l'azienda deve sostenere per la sua conduzione, una buona parte non sono deducibili, ma sono spese per esempio per gli automezzi, per i viaggi, per i contributi IMSS anni precedenti, gli ammortamenti, imposte comunali, tutte cose che non sono deducibili ma che sono costi che sono stati effettivamente sostenuti. Per cui l'utile viene artatamente aumentato e portato appunto da 90.000 euro circa a 251.000 agli effetti IRE. Ma è una lievitazione mostruosa. Sì, ma questo è una lievitazione mostruosa, ma questa è quasi nulla. Tre volte, diciamo. Sì, questo però è ancora nulla rispetto alla lievitazione per l'IRAP. E allora noi abbiamo calcolato finora che dell'utile reale di 91.000 euro se ne vanno già 82.900, sì, solo per l'IRES. Dopodiché scatta l'IRAP. Dopo che succede l'IRAP. Con l'IRAP? Ecco, l'IRAP, l'utile, cioè l'imponibile fiscale IRAP, sale dalle 91.989, che è l'utile effettivo dell'azienda, addirittura a 2.898.000. No, lei mi sta prendendo in giro, dottor Croce. No. Non è vero. No, senta, lei purtroppo agli effetti IRAP... Ridiamo, perché quando, permettetemi, quando è così alto vuol dire che devono intervenire subito, insomma. Non è che ci arrabbiamo, ci angosciamo. Quando il salto è così alto devono sistemarle le cose. No, mi scusi. Scusate l'intrusione. No, no, certo, dottor Mastabilini, intrusione gradita, perché qua da 91.000 euro sì. Siamo arrivati a 2.900.000 euro praticamente. Sai, intanto non si possono per esempio dedurre gli stipendi per il personale, e già qui sono 1.230.000, quindi non so, gli stipendi degli amministratori, ci sono 48 capitoli di spesa che Senta, non possono essere... Dottor Croci, allora mi faccia capire, com'è che lo stipendio pagato a un dipendente diventa un utile? Per il fatto che non è deducibile, cioè se lei... Lei lo deve mettere nella casella più, diciamo, su cui pagare le tasse. Sì, allora, io lo metto nella casella costi, no? Alla fine, facendo la differenza tra le entrate e le uscite, e nelle uscite ci sono anche gli stipendi, risulta un utile di 91.000. Sì. Se non che il fisco dice, no, gli stipendi non accetto che tu li possa dedurre, no? Per cui per me questi sono una ripresa, cosiddetta ripresa fiscale, quindi lo stipendio viene portato sotto la colonna dell'utile. Dell'imponibile fiscale, dell'imponibile quindi. Dell'imponibile fiscale, esatto. Come tantissime altre spese, non soltanto quello, i TFR, tutto quello che viene speso. Certo, gli stipendi incidono non poco. Sì. Vengono considerati, diciamo, cespiti su cui pagare le tasse praticamente. Esatto, esatto. E quindi il suo utile, poverino, di 91.900 euro... diventa ai fini IRAP un imponibile di 2.868.000 euro. 898, sì. Dopodiché quanto mi paga la sua azienda di imposta IRAP? Il 4,37, quindi diventano 100... Sì, però il 4,37 non su 91.000 ma su 2.868.000. Certo, certamente. Che vuol dire 125.488 euro. Esatto. Che sommati all'imposta IRES di 82.964...